clinico epidemiologici già più esaurientemente esposti dai colleghi prima di me. È chiaro già da quanto detto che il melanoma maligno è una patologia sicuramente letale, aggressiva, che richiede un approccio multidisciplinare, che è clinico e di laboratorio, ma anche di diagnostica per immagini, sia tradizionale radiologica che medico-nucleare. Il ruolo della medicina nucleare si è ampliato in questi anni e si dipana essenzialmente in tre punti: la linfoscintigrafia con la ricerca radioguidata del linfonodo sentinella, la scintigrafia scheletrica per la valutazione della diffusione metastatica da questa patologia e la PET-CT con fluorodiossiglucosio per follow-up e stadiazione, ma tecnica di cui vi parlerà molto più ampiamente dopo di me il professor Rubini. Mi sembra giusto chiarire un punto, cioè la chirurgia radioguidata non è limitata alla ricerca del linfonodo sentinella, non soltanto nel melanoma. È una tecnica che ha notevoli vantaggi: una semplice esecuzione, bassa radioattività, la possibilità di trasportare le apparecchiature in sala operatoria, di sterilizzarle o di coprirle con delle protezioni sterili. Guardiamo il principio però della ricerca del linfonodo sentinella. Ogni distretto corporeo viene drenato da dei vasi linfatici che confluiscono centripetamente verso delle stazioni di drenaggio che sono organizzate in catene linfonodali. Il primo linfonodo è chiamato linfonodo sentinella perché è quello che ha la maggiore possibilità di essere coinvolto nella metastatizzazione per via linfatica e quindi, se analizzato, ci può predire in un certo qual senso quello che è lo status di patologia dei linfonodi successivi nella catena. Qual è la tecnica? Dobbiamo somministrare un radiofarmaco per via intradermica, perilesionale o pericicatriziale se la lesione è stata già rimossa chirurgicamente. Il radiofarmaco che abbiamo a disposizione non è un radiofarmaco patologico, cioè non è un indicatore positivo, ma è un indicatore fisiologico che indica la normale via di drenaggio e che quindi ci fa riscontrare questo primo linfonodo. È un radiofarmaco costituito da particelle di albumina marcate con un technetium 99 metastabile e l'attività somministrata di circa 10-15 megabecquerel. Subito dopo la somministrazione del radiofarmaco vengono acquisite delle immagini in modalità dinamica per evidenziare il pattern di drenaggio o i pattern di drenaggio e poi delle immagini planari statiche nella sede di drenaggio e oppure nelle sedi. Dico nella o nelle sedi perché il linfonodo può essere unico o, come è stato anche già detto prima di me, ci possono essere più sedi di drenaggio. Per alcune lesioni localizzate per esempio nella testa collo oppure lungo la linea mediana del dorso possiamo infatti avere che il drenaggio può essere inusuale e può anche avere delle sedi inattese. In questi casi può ritornare utile anche l'applicazione di tecniche tomografiche quale la SPECT-CT, che non è utilizzata di routine, ma che può sicuramente portare un chiarimento nella topografia del drenaggio linfonodale. Ed è una tecnica che viene utilizzata in alcuni centri, a me è già capitato di confrontarmi con essa anche nelle mie esperienze londinesi e di cui ci stiamo interessando anche nella nostra unità operativa, grazie al nuovo tomografo che è stato dato in dotazione. Oltre al momento in medicina nucleare, c'è un momento in chirurgia, in cui il medico nucleare o il chirurgo, o comunque c'è una collaborazione tra le due figure, devono utilizzare una sonda rilevatrice della radioattività. È una sonda che è caratterizzata da un'alta sensibilità e da elevata risoluzione spaziale, ed è ciò che consente di passare da quella che era un'indicazione solo della proiezione cutanea del linfonodo sentinella alla ricerca in campo operatorio vera e propria. Questa è così brevemente la casistica del divenere dal 1999, un solo caso quasi con natura sperimentale, fino a questi primi sei mesi del 2008. Come vedete sono stati affrontati quasi 600 casi e questo è dovuto a una diffusione della cultura del linfonodo sentinella. Chiaramente c'è stata prima una fase di addestramento, se vogliamo, in cui abbiamo tutti dovuto imparare la tecnica. Poi c'è stata una maggior fiducia da parte dei colleghi, infine proprio una cultura anche da parte dei pazienti che molto spesso sono informati e non solo l'accettano ma qualche volta la richiedono. Non è una tecnica scevra da limiti o problematiche, già le modalità di somministrazione, acquisizione delle immagini col posizionamento del paziente possono costituire degli elementi di errore. Ci possono essere poi delle problematiche relative alla visualizzazione di aree di captazione in sedi in attesa, possono essere dovute al linfonodo in transito oppure delle linfangiectasie che mimano quindi la presenza di un linfonodo ma che linfonodi non sono,
O ci può essere addirittura, anche se è un caso più raro, la mancata visualizzazione del linfonodo sentinella. Cause possono essere l'obesità, l'età avanzata o l'ingorgo dei vasi linfatici, per esempio per processi infiammatori oppure per una vasta estensione tumorale che abbia dato anche una infiltrazione vasale. E poi chiaramente pregressi interventi chirurgici possono aver modificato le vie di drenaggio. Infine una nota di radioprotezione. Quando si parla di radiazioni ionizzanti si diffonde il panico. Tranquillizziamoci, per il paziente la radioattività è bassissima, è stato valutato circa 0,4 mg all'addome. Personale di medicina nucleare utilizza tutte le stesse misure di radioprotezione che utilizza per gli altri tipi di diagnostica medico-nucleare. E i chirurghi che devono maneggiare il linfonodo che è radioattivo, è stato valutato che per 100 interventi in un anno la dose di radiazione alle mani del chirurgo non supera il 10% dei limiti di dose fissati dall'ICRP, non per i lavoratori esposti, ma semplicemente per la popolazione generale, quindi sono delle dosi molto basse. E il patologo che dovrà poi analizzare questi linfonodi, per gli anatomopatologi l'esposizione pare sia virtualmente nulla, perché è stata addirittura al di sotto dei livelli rilevabili. Qui abbiamo una piccola carrellata di immagini, questo è il momento di acquisizione delle immagini sulla gamma camera. Questo è un esempio di linfoscintigrafia in cui potete vedere l'area con maggiore attività, che è la sede di somministrazione, e poi le due piccole aree che sono la captazione linfonodale. Ancora un altro esempio di linfoscintigrafia. Qui in sala operatoria l'apparecchio a disposizione è un apparecchio moderno, molto compatto, come si può notare dal confronto con le dimensioni delle mani. Poi abbiamo degli esempi di escissione chirurgica del linfonodo. E ancora due esempi di escissione. E questa è una bella immagine che è stata una cortesia del professor Rospalluti, che vi voglio mostrare perché si nota che il linfonodo che era stato individuato quale radioattivo è anche pigmentato patologicamente per via dell'invasione melanocitaria. In conclusione, l'identificazione del linfonodo sentinella è una tecnica che a livello internazionale ormai sta diventando golden standard. È sicuramente una tecnica che porta un miglioramento nella stadiazione, soprattutto di patologie che sono localizzate in sedi dal drenaggio ambiguo. È una tecnica semplice, di scarsa invasività, che è molto gradita dai pazienti e che comporta bassa o quasi nulla irradiazione sia a pazienti che a personale. Per cui mi sembra giusto che sia una tecnica che venga sempre applicata laddove ci sia l'indicazione, in quanto può modificare notevolmente la gestione di questi pazienti anche a livello terapeutico, però perché venga applicata in maniera corretta ci deve essere una giusta esperienza sia dell'equipe medico-nucleare che quella chirurgica, ma soprattutto una sinergica collaborazione. Come si diceva prima, la comunicazione è sempre una cosa importante. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.